Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico LipiDuel200. Siamo qui oggi nella nostra RelaxoCraft, ragazzuoli. Allora, cosa fare oggi? Non lo so. Bella domanda ragazzi. Sì, prima di tutto questi stack di terra me li toglierei. Anche perché non siamo, se fossimo nella Crash Landing avrei tutta questa terra qua ragazzi, farei salti mortali di felicità. Ma siccome non lo siamo, no cazzo le piume, vabbè, fa niente, si trovano le piume, si trovano, uccidiamo qualche polletto e si trovano. Non lo so ragazzi, non ho idee, perché siccome non programmo niente, non saprei cosa veramente oggi cosa fare. Tanto mi prendo anche un po' del carbone ragazzi, so che ci saranno stati episodi dove avevo minato veramente per tanto tempo, però è nella RelaxoCraft, diciamo che ci rilassiamo, faccio quello che mi piace fare a me in Minecraft, ascolto a voi quello che piacerebbe vedervi, insomma faccio tutto quello che mi piace, diciamo. Allora, tu pollo muori anche tu. Allora qua ci sta Slender. Quasi quasi mi procaccerei un po' di cibo. Che ne dite, uè? Che ne dite? Tanto sa che si sta facendo notte. Minecraft come al solito fa qualche nostro dispettuccio, se no forse non sarebbe Minecraft. Tanto ragazzi, buona domenica a tutti. Spero che chi ha iniziato la scuola l'abbia iniziata nel migliore dei modi, perché io non l'ho iniziata nel migliore dei modi, in quanto secondo giorno che arrivo, secondo giorno che vedo la professoressa di italiano, questa qua parte, appena entra in classe, fa: su su dai ragazzi, su, che facciamo subito l'esame. E noi tutti ci giriamo, secondo giorno già l'esame, ma come per dire, ma ce la fai? E lei: no no, tu su. Ovviamente siccome i professori comandano e noi studenti purtroppo non abbiamo potere su di loro, lei ha deciso, facciamo l'esame. Brutta stronza, che ti venga un infarto al culo. Poi, cazzo succede se viene un infarto al culo una persona? Domani dovremmo... Forse è l'unica cosa che vi metto sicuro, sapete che è organizzato in modo tale, cioè degli episodi io non organizzo niente, ma organizzo il da farsi per la settimana. Quindi domani dovrebbe uscire l'episodio della Happy War con Krabby. Quindi ragazzi, questa qua non è mia mamma, era un demone fuori casa mia, ve lo assicuro, ne sono quasi certo. Via dal mio campo, via dal mio campo, esplodi male. Mai una gioia, creeper, sempre che devi esplodere esplodi male. Sa che tanto non ho settato l'audio di gioco di Minecraft. Lingua, grafica, opzioni, dov'è? Non c'è l'audio. Audio, boh, vabbè, non c'è l'audio, merda. Vabbè. Tanto oggi è un episodio un po' così ragazzi, perché non so veramente. Guarda, si potrebbero fare tante di quelle cose ragazzi. L'ultima volta abbiamo fatto qua l'orticello. Boh ragazzi, dovrei anche mettermi in ricerca lì, in modalità. La carota l'avevo piantata? Boh, mi sa di sì che l'ho piantata, perché di solito lì c'ho il grano. E boh, è un episodio un po' strano, perché vorrei mettermi alla ricerca di qualche mob da uccidere per procacciarmi ossa e quante altre cose. Intanto c'ho un altro arco, quindi ne approfitto per ripararlo.
Perfetto. Boh, vediamo un po' oggi, magari si fa un episodio tutto incentrato al combattimento. Ecco, con le margherite, faccio il colorante grigio chiaro. Ah, buono, quindi se troverò qualche pecora magari si può anche fare. Allora, qua c'è uno zombie. Scusami, sono arrivati gli scheletracci. A voi vi hanno depotenziato, con l'ultimo aggiornamento, eh? Sbaglio, ragazzi. Perché è veramente appassionato di Minecraft. Cioè, a me piace Minecraft come gioco, ma non è che ci gioco 24 ore solo a Minecraft. Gioco tanti altri giochi. Quelle cose lì. Oggi c'ho la. No, è una caverna finta. Cioè, gioco molti altri giochi, diciamo, ecco. Per chi è veramente appassionato di Minecraft, ragazzi, mi può farmi sapere se hanno depotenziato gli scheletri oppure era solo una mia credenza che erano più forti? Perché secondo me sembrano un pochino più deboli rispetto all'ultimo aggiornamento, eh? Allora, qua siamo nelle paludi, in teoria dovrebbero spawnare gli slime. No, tu creeper non ho detto che. Vabbè, mi ha ucciso un maialino. No, neanche quello, creeper. Ah, sì, mi ha ucciso un maialino. Grazie, creeper. Grazie. Sì, di solito sapevo che nelle paludi spawnano gli slime. Vediamo se troviamo qualche slime. A parte che l'avevo già trovato. Ribalta la mucca. Impresa completata. Allora, qua c'è un canyon. Che non è neanche tanto lontano da casa mia. Esplorerei questa parte di palude qua. E poi dopo me ne tornerei anche a casa. Gallina, muori. Papera, gallina, quello che sei. Essere malvagio. I funghi quelli rossi. I funghi rossi. Raccogliamoli tutti. I funghi rossi e i funghi marroni che mi faccio le zuppette. Faccio le pappette preparate. Tanto non ho. Di solito se si ammazzavano tanti zombie. Almeno nella versione precedente sapevo che più uccidevi zombie più se ne creavano, tipo faceva come nella realtà tipo un'orda. Però qua più che orde di zombie vedo orde di creeper e la cosa non mi piace per niente. Maledetti kamikazi bastardi verdi. Allora, torniamocene a casuccia. Uccia uccia. Che mi sembra che io non mi ero allontanato molto. Però siccome ho il senso di orientamento di un bradipo. Ora la domanda che mi farete: ma che senso ha di orientamento un bradipo? Sicuramente meglio del mio. No, mi ricordo da che parte sono venuto. Quindi queste qua sono per me le paludi della morte. Oh no, ok, visto la montagnozza, quindi non mi sono allontanato più di tanto da casa mia. Ah, ragno che cavalca lo scheletro che cavalca il ragno. Boh, mettetela giù come più vi piace. Niente. Niente. Morite. Questo qua è un mob raro da trovare, però se lo trovate vi fa occhio. Ah no, ok. Allora l'hanno anche nella 1.8 ci sono i zombie, i clonatori, i clonanti, massacranti, tutto quello che volete in ante. Ah, comunque nella Crash Landing, nel prossimo episodio di sabato prossimo, faremo la quest della carne degli zombie che vi farò vedere. È una baggianata da fare, però ragazzi vi procurerà carne, quindi cibo. Quindi eviterete anche di morire di fame, di dover solo coltivare. Anche perché, anche perché l'avete visto ieri, mi è successo anche quel problema là che ho perso la Dirty Water, la devo rifare. Quindi devo ricercarmi 8 alberelli, piantarne, magari ne cerco più di 8, magari facciamo 9. Quando ne ho 8 rifaccio il coso di terra, rifaccio la Dirty Water, faccio la forna Pleasure Furnace, là, non so come si chiama. E una volta fatto faccio la quest della Dirty Water.
Tanto il timer suona, che vuol dire che per oggi è tutto, ragazzuoli. Siamo andati un po' a caccia, ci siamo procacciati un po' di cibo. Vediamo se riesco a farmi una pappetta. Dovrei avere della legna. Dovrei. No, non ho legna, però mi metto giù tutta la terra qua che non mi serve. No, vabbè, le frecce me le tengo, grazie, sai com'è. Ti voglio bene tutto, ma le frecce me le tengo. Via, 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 via. Questi qua via, li pianterò, via, via. No, amore, metto via le frecce che mi servono, via. Questi qua per il momento via, finché non trovo una cosa, via. E mettiamo a cuocere un po' di roba. Allora, il pollo me lo piglio, cuoci qua. Ok, a posto. Allora ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto, mettete un mi piace, un commento, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.